E tu di che cosa hai paura? Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Perché oggi abbiamo tutti paura di qualcosa. Anzi, secondo alcuni la paura è il tratto dominante. È l'elemento che caratterizza la nostra epoca. Abbiamo paura, costantemente paura. Abbiamo una paura che si diffonde, una paura che assorbiamo dagli altri, una paura che trasmettiamo agli altri. Di che cosa hai paura? Ma forse è più importante ancora di capire di che cosa abbiamo paura è capire perché abbiamo paura. Da dove nascono queste paure? Qual è la ragione che ci spinge ad avere così terrore, al punto da inquinare ogni singola giornata? Ovvio che io sto provocando. Abbiamo paura perché c'è bisogno di controllare tutto, abbiamo questo bisogno ed è ovviamente ingestibile, insoddisfabile. O abbiamo paura perché non abbiamo niente a cui tenerci saldi, un fondamento che ci faccia guardare al di là della paura. Abbiamo paura perché non sappiamo superare il momento presente, viviamo così coinvolti in quello che capita da non guardare a quello che potrebbe esserci dopo e quindi come possa essere soltanto un elemento di passaggio, come recitava la famosa litania della paura di Dune, che adesso sarà sicuramente tornata di moda visto i film. O abbiamo paura perché a qualcuno fa comodo tenerci nella paura, perché le persone nella paura sono più facilmente gestibili, evidentemente, di quelle che non hanno più paura. Non hanno più paura, non hanno paura e basta, c'è differenza. Che cosa ne dite? Buongiorno e buon caffè.